Mi chiamo Mike Maric e sono un eterno sognatore. Ho sognato di diventare, di essere quello che sono sin da bambino. Oggi mi definisco uno scienziato del respiro e sì, o dottor Monopinna, ecco. Mi divido tra mare e aria, apneista per passione, coltivo il rispetto e la cultura del mare, trasformando il sogno di uomo delfino, per arrivare a diventare campione del mondo di apnea nel 2004. La fortuna, l'opportunità colta di conoscere Maiorca, di passare tanto tempo anche a fianco di Pellizzari, mi hanno permesso poi di evolvere, trasformarmi e di rubare, tra virgolette, i segreti del mestiere, farli miei, evolvere e diventare atleta per 7 anni. E questa è una parte della mia vita. L'altra parte è l'inseguimento della scienza, tra università, master, dottorati di ricerca, diventare docente universitario, e negli ultimi anni anche scrittore di libri, autore. Quindi mi diverto in questa divulgazione scientifica dove porto quello che è la metafora dello sport nella vita di tutti i giorni e come attraverso l'apnea possiamo migliorare effettivamente il nostro stile di vita. Io credo che due siano le chiavi di lettura del successo, nel successo nella vita ma nello sport. Uno è l'allenamento e la seconda è la costanza. Nell'apnea sicuramente oltre all'allenamento fisico ci sono due componenti molto molto delicate e molto importanti che ti insegnano anche a vivere, che uno è l'atteggiamento mentale, perché nell'apnea devi fare un lavoro mentale di miglioramento di alcuni tuoi limiti, cioè di superare alcuni limiti prima di tutto con la mente. E poi tecniche di respirazione che ti aiutano non solo a gestire l'ansia, ma effettivamente ad aumentare la quantità di ossigeno, che è il comburente principale. Ho il piacere di collaborare con tanti sportivi. Quello che contraddistingue i professionisti, al di là dei diversi nomi, un punto in comune che riconosco a Igor Cassina, a Federica Pellegrini, a Filippo Magnini, a Sara Cardina, a Arianna Enrico, insomma potrei andare avanti con tanti nomi, è la seria professionalità. Il rapporto che si è instaurato con Filippo in questi anni è stato vario, nel senso che siamo passati da allenatore di apnea, quindi proprio un lavoro di tipo funzionale metabolico su aumentare la capacità vitale, quindi fare in modo che i polmoni riescano a ottimizzare il consumo di ossigeno, e parlando in gergo sportivo, alla gestione anche di alcuni momenti bui. Il nostro rapporto è voluto a essere più che allenatore un amico e anche un consulente. Filippo è l'esempio vivente di come da atleta a fine carriera ha portato grandi risultati, come uomo è riuscito a sopravvivere a un momento estremamente buio della sua vita per la situazione che ha vissuto, anche non solo sportiva, ma anche insomma il distacco e la rinascita con una nuova vita sentimentale, al ritorno alle gare, quindi ritrovare la motivazione e ritornare con l'esperienza maturata a diventare forte, più forte di prima. La respirazione per anni è stata considerata come un elemento un po' sottovalutato nella cultura occidentale. Quello che descrivo nel mio libro, Il potere antistress del respiro, è una visione un po' più moderna, un po' più occidentale, quello che oggi la scienza medica ha riconosciuto ormai negli ultimi anni, di quanto saper respirare, prendersi dei momenti di respirazione, riuscire a gestire anche il respiro nella quotidianità, ci permette di migliorare in termini di salute, di concentrazione mentale, di benessere a 360 gradi. Quello che oggi viene definito un po' la gestione dello stress passa attraverso
il respiro. Quante volte si dice mi manca il respiro, o mi sento compresso, o sono senza fiato? E quando invece impari a gestire queste situazioni, che diventi sicuramente più performante sotto ogni punto di vista, non solo nello sport.